La tecnologia ibrida sperimentata per moltissimi anni dai giapponesi per primi era presente prima su vetture di lusso, oggi c'è anche su auto molto più piccole. Allora vediamo come funziona sulla Mini con Carlo Petroni. Un nuovo capitolo per il marchio Mini che presenta il primo modello ibrido plug-in della casa del gruppo BMW, che complessivamente punta per il 2017 a raggiungere le 100.000 unità elettrificate. La new Mini Cooper SE Countryman All-4 è pensata per vivere appieno la guidabilità Mini in un'esperienza emozionante e coinvolgente, ma con un occhio alla sostenibilità e al contenimento delle emissioni. Con il solo motore elettrico si possono percorrere fino a 42 km ad una velocità che può raggiungere i 125 km orari. I propulsori termico ed elettrico possono lavorare separatamente o insieme nel momento in cui è necessario sviluppare la massima spinta, generando una potenza complessiva di 224 cavalli e 165 kW. Rimanendo nell'auto e-drive se ne occupa la macchina. Se invece si passa nel modo maxi drive, allora il modo di propulsione sarà solamente sull'asse posteriore e quindi la trazione viene fornita dal motore elettrico. Ed infine, l'ultimo modo su cui si può andare è il Safe Battery Mode. Nel Safe Battery Mode la propulsione è data dal motore endotermico sull'asse anteriore che allo stesso tempo ricarica la batteria o ne mantiene il livello al 90%. La combinazione delle due motorizzazioni garantisce tanta agilità di percorrenza anche nelle condizioni più impegnative, con una trazione integrale, funzionale e potente, gestita elettronicamente. Nello stesso tempo è possibile sfruttare al meglio tutti i vantaggi di una mobilità elettrica particolarmente indicata negli spostamenti cittadini. Per sapere durante la guida cosa esattamente sta accadendo, basta andare sulla mia Mini, tecnologia in vettura ed infine i drive, e in ogni momento si può vedere se qual è la trazione e come viene recuperata l'energia. Tutto sempre sotto controllo, con una gestione della trazione ottimizzata al divertimento di guida e all'efficienza energetica, dedicata a chi vuole unire agilità sportiva anche fuori dalle strade asfaltate.